Enzo De Camillis, vicepresidente FIDAC, e si prepari Luigi Tamburrino, nuovo rialto occupato. La FIDAC, per chi non la conosce, è la Federazione Italiana delle Associazioni del Cinema Audiovisivo, quindi racchiude 13 professioni del set cinematografico e televisivo, più che altro cinematografico. 13 professioni che purtroppo oggi si conoscono pochi, ma insomma che vado comunque ad elencare più avanti. Con la federazione riusciamo ad incontrarci, come diceva prima il collega, riusciamo a confrontarci, perché nel nostro lavoro di specificità rischiamo che i problemi di uno scenografo sono totalmente diversi da un direttore di luce o di un regista, e quindi come tale c'è bisogno di un confronto. Poi c'è un, e ne faccio parte come tanti altri, questo nuovo movimento che si chiama Movem 09, che è cresciuto e nato 2 anni fa, dove racchiudono 47 associazioni di categoria, dai giornalisti televisivi agli autori, al teatro, alla danza, al cinema e tutti gli altri, che ritengo ugualmente importantissimo avere un confronto artistico. Questi incontri ritengo che siano importanti e utili, grazie proprio per una cultura di sinistra, ed è, credo, importantissimo confrontarci per portare avanti un discorso comune. Parlo di cinema e cerco di essere velocissimo, perché già mi stanno contando i tempi. Subito dopo ci arrivo. Allora, il cinema da più di 100 anni possiede l'immagine del mondo, è uno dei massimi miti dell'epoca contemporanea e l'espressione artistica del XX secolo. Ha fotografato e raccontato rivoluzioni, guerre, catastrofi, ha seguito attimo per attimo la crescita di una pianta o lo sbarco della luna. È un prezioso aiuto per ogni sorta di insegnamento, ha prestato volte e azioni agli eroi della letteratura e inventando ogni tipo di storia possibile e fantascientifica. Dato spesso per morto in ogni crisi sociale del momento, il cinema è sempre rinato come arte essenziale della nostra società. Ha inciso e incide sul costume, sul comportamento, sui modi di una persona, come uno degli strumenti più incisivi dell'arte espressiva. Ci ha portato in altre realtà, in altre città e civiltà. Attori e attrici del cinema ci parlano dallo schermo e noi li riconosciamo come amici o ci rispecchiamo nei loro personaggi. Registi di gran classe ci raccontano storie e sentimenti e noi pubblico ci inseriamo in quell'ambiente e in quell'immagine che ci offre lo schermo, fino a sentire il nostro cuore battere più forte nel magico buio della sala, fino a vincere la nostra solitudine. Ogni storia che ci racconta il cinema è un debito che paghiamo verso artisti, tecnici, artigiani che hanno lavorato per nutrire la nostra fantasia, portandoci per mano in territori sconosciuti o fatto scoprire la realtà quotidiana che non sappiamo vedere. Ogni storia del cinema è un viaggio della nostra memoria, nei nostri ricordi o in quello dei popoli e dei fatti che riempiono il mondo conservato nell'immagine di una pellicola, per trasmetterci un valore culturale di conoscenza e riflessione. Questo è il cinema, un cinema che a Roma e in tutto il resto del mondo viene riconosciuto con un nome, Cinecittà. La fabbrica dei sogni, così definita da sempre, uno stabilimento di 40 ettari composto da 22 teatri di posa, 2 tensostrutture, 300 tra camerini e uffici, 21 sale trucco, una piscina di 7.000 metri quadri, una falegnameria, una scenografia pittorica, una sartoria, un laboratorio di sviluppo stampa, apparecchi multimediali, montaggio abite, attrezzerie e tanti altro. La sua posizione è strategica all'interno della città di Roma, a soli 9 km dal centro e da 2 passi dalla fermata della metropolitana, vicino al grande raccordo anulare e dagli aeroporti di Roma, è raggiungibile con estrema facilità da produzioni, fornitori, clienti e turisti. Cinecittà, il più bello e il più grande teatro del mondo dopo Hollywood. Vorrei ricordare che alla fine della Seconda Guerra Mondiale non vide una Cinecittà viva con il neorealismo, i cineasti si spostarono dai teatri alla strada cercando riprese all'aperto, attori non professionisti, un contatto sempre diretto con la realtà dei fatti. Autori come Zavattini, Rossellini, De Sica, con la loro arte e il loro capolavoro fecero la fortuna del cinema italiano.
La crisi durò per tutti gli anni 40. Per superare la difficoltà ci volle infatti un contributo americano e in particolar modo della Metro-Goldwyn-Mayer, che decise di girare a Roma il colosso storico Quo Vadis 1950. In quegli anni Cinecittà diventa la Hollywood sul Tevere. Nei teatri di posa e lungo i viali era possibile incontrare i registi e i divi stranieri più celebri dell'epoca, venuti a Roma a girare i loro film. Ma la svolta c'è stata nel 1958, quando si realizzò un colossal senza precedenti, Ben-Hur, con Charlton Heston. Altre grandi produzioni straniere di quegli anni girano a Cinecittà: Cleopatra del 61, interpretata da Elizabeth Taylor e Richard Burton; Guerra e pace del 56, Il tormento e l'estasi. Ma gli italiani non erano da meno. Nel 1959 si realizza La dolce vita, uno dei capolavori di Federico Fellini. Con questo intervento gli stabilimenti iniziarono nuovamente ad essere popolati da produzioni italiane e statunitense, ed il lavoro a Cinecittà riprese florido fino ad arrivare al momento di splendore a cavallo tra gli anni 50 e 60. I teatri vennero allora popolati di grandi nomi della cinematografia internazionale, e in questo stimolo anche i nostri registi come Fellini, Visconti e Pasolini. Cinecittà è sempre stata la città dei sogni, e proprio in quegli anni 50 e 60 ha dato lavoro a migliaia di persone, coprendo ruoli di ogni genere, dalla semplice comparsa fino ai mestieri artigianali e di specializzazione come scultori, pittori, decoratori, facendo da capofila alla famiglia De Angelis, ancora oggi attiva da quattro generazioni con un laboratorio storico all'interno di Cinecittà. Cinecittà ha dato vita a mestieri, a maestri, scenografi, costumisti, attori e registi che hanno primeggiato nella loro attività artistica in Italia e nel mondo. Ricordo la nostra presenza con 100 nomination all'Oscar, di cui 47 statuette acquisite tra registi, attori, scenografi, montatori e altri tecnici. Ricordiamoci che dal 1937 il nostro territorio romano ha la prima azienda del cinema del XX secolo, la prima in Europa. Questa nostra cultura è stata viva fino ai primi anni 90, con una città non sempre in uno stato ottimale, ma è sempre attiva e prolifera, con diversi presidenti che si sono susseguiti e con un direttore generale che nei suoi 30 anni di attività è stato sempre presente con tutti gli operatori del settore, dal macchinista al produttore. Oggi Cinecittà è vuota, o quasi. Un paio di teatri con Maria De Filippi e il Grande Fratello. Oggi il cinema non è più vivo come quello che ho raccontato prima. Tutto quello che vi ho raccontato è rimasto solo ricordo, la speranza di un ritorno per la generazione precedente e il sogno dei giovani per un cinema che non ha mai visto, non ha mai conosciuto. Io ho iniziato circa 30 anni fa, esattamente nel 77. In quegli anni si producevano in Italia circa 400 film. Nel 2009 sono stati prodotti solo 39 film. Arriviamo a 120 lavori considerando la fiction e la pubblicità. Dal 97 gli stabilimenti di Cinecittà sono stati dati in gestione da una società privata, Cinecittà Studio Spa. Proprio così, Cinecittà Holding, proprietaria di Cinecittà per conto del Ministero dei Beni Culturali, ha dato in gestione gli studi e il suo marchio, conosciuto in tutto il mondo, a Cinecittà Studio, presieduto da Luigi Abete. Proprio lui, quel Luigi Abete, è presidente anche della BNL, che per 20 anni ha finanziato il Ministero dei Beni Culturali per la sezione cinema. Dal 97 Abete porta un progetto di due imprenditori, Merloni Cucine e Diego Della Valle, Scarpe. Tre imprenditori che non sanno niente di cinema, ma questo è soltanto un dettaglio, sono imprenditori importanti. Abete, al suo arrivo, fa dimettere il direttore generale che trova, uomo di cinema che dirige Cinecittà da più di 30 anni. Due pagine. Un e mezzo. Esatto. Dal 97 ad oggi il cinema e le produzioni cinematografiche sono sempre meno interessate a lavorare a Cinecittà. I costi degli studi sono sempre più alti, dal 25 al 30%, rispetto al mercato dei teatri privati tipo Ex De Paulis, che è piena e colma di lavoro. Da quegli anni a oggi le costruzioni scenografiche presso Cinecittà Studio sono andate sempre diminuendo, gli scenografi e i produttori non portano più il lavoro a Cinecittà, i costi sono troppo elevati e non sono più competitivi sul mercato. A Cinecittà di Abete monopolizza i teatri del Lazio e non solo, acquisisce Dino Città, ex De Laurentiis, Papigno a Terni e il Trans Studio in Marocco.
Oggi i teatri di Terni non funzionano più, un capitale fermo inattivo. Gli studi della De Laurentiis sono in attesa di un mega galattico parco a tema, mentre a Cinecittà Studios i prezzi sono sempre più alti, presentando in questi giorni un progetto di costruzione di un albergo, ristoranti, una palestra e un parcheggio sotterraneo. C'è anche l'idea di costruire un teatro grande come il Teatro 5. Ma come? Abbiamo 22 teatri vuoti, che bisogno c'è di costruire un Teatro 5 grande come quello di Fellini? Non abbiamo più operai tecnici specializzati o professionisti validi, anzi ultimamente se arriva una commessa per costruire una scenografia di Cinecittà dà il lavoro in appalto a ditte esterne, dove ci ritroviamo a lavorare con gli extracomunitari che non hanno esperienza e purtroppo non parlano l'italiano, quindi una difficoltà enorme di lavoro. Abete non si ferma qui, crea Cinecittà Entertainment, inoltre con società si interessa ed acquisisce le giostre dell'Eur. Non so se ve le ricordate, non funzionano più l'1 euro, quindi lasciando in casa circa 600 addetti, sempre Luigi Abete. 28 agosto 2010, sul Sole 24 Ore, viene ufficializzato l'acquisto del ramo d'azienda di Cinecittà Entertainment, dove troviamo sempre Abete e Della Valle. Mi chiedo, è giusto che la nostra cinematografia italiana, la nostra cultura e gli studi di Cinecittà più grandi d'Europa vengano così abbandonati? Il cinema viene sempre ricordato come il lavoro del divertimento, dei fannulloni, di quelli che guadagnano tanto. Non è più così, o non è mai forse stato così. Ma in pochi conoscono l'occupazione che dà il cinema e Cinecittà a Roma e nel Lazio. Abbiamo migliaia di operatori specializzati, tecnici, registi, attori eccetera, 400 persone tra Cinecittà Studio e Luce, 5.000 tra operatori addetti e liberi professionisti, 10.000 aziende artigianali nel settore a Roma e nel Lazio, 100.000 addetti che ruotano nella filiera del cinema. Ho finito, grazie. Dì che stai facendo fuori, arriva. Eccolo. No, non ce la faccio. In questi giorni, no, mi devo preparare, ragazzi, dai, mica faccio l'attore. In questi giorni, è settembre 2010, Cinecittà Studios invia alla CineArts De Angelis e al tappezziere Sanchini, due colonne fondamentali del Cinecittà e del cinema italiano, due raccomandate per comunicare che il 31 maggio del 2011 devono liberare i locali di Cinecittà da persone e cose. De Angelis occupa tre capannoni di 600 metri quadri cada uno, contenenti 30.000 pezzi scultorei di varie grandezze e stili, costruiti appositamente per il cinema mondiale, quindi da Cleopatra a oggi. Questo è il cinema e Cinecittà con la sua cultura, la sua industria, la sua potenzialità occupazionale e professionale che muove Roma e Lazio. I lavoratori del settore scenografi, costumisti, attori, registi, autori del tutto il mondo cinematografico è indignato e tutto è indignato rispetto alle scelte delle attività private senza che comunque il Cinecittà Holding presenti un piano di industrializzazione di Cinecittà. Aggiungo, il cinema è un'espressione artistica, una professione, un mestiere, un'industria. Dobbiamo impegnarci per passare alle nuove generazioni la cultura del saper raccontare, del saper collaborare con le nuove tecnologie senza dimenticare il passato. I professionisti presso la Regione Lazio, insieme con l'ANICA, Associazione dei Produttori, e i sindacati hanno definito e abbiamo definito i profili professionali. Sono stati definiti i percorsi e le competenze di 13 professioni che compongono il SET. 13 professioni che i giovani oggi non conoscono per colpa di una brutta televisione che gli propina soltanto veline e tronisti. 13 professioni che si distinguono per le proprie diversità ma collaborano tra loro avendo come obiettivo solo la realizzazione di un buon prodotto di qualità che oggi è difficile realizzare, evitando di dare una valutazione al prodotto soltanto sul costo minutaggio e che ci impongono le reti televisive. Ho finito? Devo finire? Sì, perché ci siamo altri 4. E allora devo andare via. E adesso vuol dire la seconda puntata, è una fiction. Grazie.